Avevo 33 anni quando è iniziata la lavorazione del film, cioè tanti quanti ne aveva Gesù quando fu crocifisso. Mi veniva sempre il dubbio se ero degno di interpretare Gesù. Ivan Dragicevic mi incoraggiava e diceva che Gesù non sempre sceglie i migliori, e che lui stesso era la prova di questo. Senza Medjugorje, che ha aperto il mio cuore alla preghiera, e ai sacramenti, non avrei interpretato questo ruolo. Sapevo che, se volevo rappresentare Gesù, dovevo essere vicinissimo a Lui. Ogni giorno mi confessavo, ed adoravo il Santissimo Sacramento. Anche Mel Gibson partecipava alla messa, se era celebrata in latino, e questo fu un bene per me poiché imparai il latino. Sempre mi venivano tentazioni, dalle quali mi dovevo difendere, e in questa lotta sperimentavo una grande pace interiore. Per esempio nella scena dove Maria, la Madonna, si imbatte in suo figlio mentre porta la croce, io dovevo dire la seguente battuta: guarda, io faccio ogni cosa nuova. Abbiamo ripetuto questa scena 4 volte, ma io sentivo che c'ero sempre io in primo piano. Poi qualcuno urtò contro la croce, ed io sentii la mia spalla sinistra uscire dall'articolazione. Quel subitaneo tremendo dolore mi fece perdere l'equilibrio e caddi pesantemente a terra. Sbattei il viso sulla terra polverosa, e mi uscì il sangue dal naso e dalla bocca. Ripetei le parole alla madre: guarda, io faccio ogni cosa nuova. Il dolore alla spalla era indescrivibile, mentre lentamente abbracciavo la croce ed io sentivo che la scena era di grande impatto. Io avevo cessato di recitare, ed era Gesù che si vedeva. La scena era venuta fuori quasi come risposta alla mia preghiera: voglio che gli spettatori vedano te, Gesù, non me. Durante le riprese non so quanti rosari recitai, e questo mi fece vivere in un'atmosfera particolare. Mi rendevo conto che non potevo arrabbiarmi o lasciarmi andare, se volevo comunicare qualcosa alla troupe dei miei collaboratori. Erano attori famosi, che nella maggior parte dei casi non conoscevano Medjugorje, e noi eravamo felici di averli. Come avrei potuto trasmettere loro qualcosa di Medjugorje, se non con la mia stessa vita? Medjugorje significa per me vivere, attraverso i sacramenti, in unità con la Chiesa. Con Medjugorje avevo cominciato a credere che Gesù è veramente presente nell'Eucaristia, e che perdona i miei peccati. Con Medjugorje ho sperimentato quanto è potente la preghiera del Rosario, e quale dono rappresenta la messa quotidiana. Come posso aiutare le persone, se non credono in Gesù? Ho idea che questo possa accadere quando Gesù Eucaristia è in me, e quando le persone, attraverso la mia vita, scorgono Gesù. Quando girammo la scena dell'ultima cena, io avevo, in tasche speciali all'interno della mia veste, alcune reliquie di santi e anche un pezzetto della croce di Cristo. Era così grande il mio desiderio che Gesù fosse presente, che pregai un sacerdote di esporre il Santissimo. Sulle prime rifiutò, ma io lo pregai insistentemente perché ero convinto che, se io avessi fissato Gesù, gli spettatori avrebbero riconosciuto Lui in me. Il sacerdote, con l'ostia consacrata nelle mani, si mise poco dietro il cameraman e insieme a lui si avvicinava a me. Quando gli spettatori vedono la luce nei miei occhi non si rendono conto che quello è il riflesso dell'ostia nelle mie pupille e pertanto essi, in realtà, vedono Gesù. Anche durante la scena della crocifissione, mentre io pregavo ininterrottamente, il sacerdote era presente con il Santissimo Sacramento nelle sue mani. La sfida più grande per me, in questo film, non è stato, come all'inizio avevo pensato, l'imparare a memoria i testi in latino, aramaico e ebraico, ma piuttosto le fatiche fisiche cui dovetti far fronte. Nell'ultima scena, per esempio, quando fui inchiodato sulla croce, avevo una spalla lussata che usciva ogni volta. Durante la flagellazione fui colpito 2 volte dalla sferza e ne risultò una ferita sulla schiena lunga 14 cm. Inoltre mi presi un'infiammazione ai polmoni che si riempirono di liquido. Oltre a ciò bisogna calcolare la cronica mancanza di sonno per mesi e mi dovetti svegliare alle 3 del mattino per il trucco che richiedeva almeno 8 ore. Un'altra sfida fu anche rappresentata dal freddo che, soprattutto durante la crocifissione, mi fece quasi venir meno. Ero vestito solo con una sottile veste di lino, e la temperatura esterna era di appena qualche grado sopra lo zero. Quando girammo l'ultima ripresa c'era una fitta coltre di nuvole, e un fulmine colpì la croce dove io ero legato.
All'improvviso tutto fu silenzio intorno a me e io sentii i miei capelli rizzarsi sul capo. Circa 250 persone che stavano intorno a me, videro come il mio corpo all'improvviso emanò luce, e videro un fuoco alla destra e alla sinistra della mia testa. Parecchi, a questa vista, subirono uno shock. So che La Passione di Cristo è un film straordinariamente grande sull'amore, forse uno dei più grandi. Mai come oggi la figura di Cristo è motivo di controversie. Il creato è oggi minacciato da tanti fattori, eppure la fede in Gesù è la fonte della felicità. Penso che Dio, in questo nostro tempo, ci chiami in modo particolare e che noi perciò dobbiamo dare una risposta nel nostro cuore e con la nostra vita. Thank you.